solo cambia. Avanti tutta! Parenzo in menopausa per il capodanno ebraico. Da Padova in collegamento Alberto Gottardo, applausi! In astinenza, non in menopausa, ma in astinenza continua. Sì, stasera mi aspetto grandi battaglie contro la presenza del signor Gottardo qui. Contro la presenza esclusiva del signor Gottardo qui. Ma siamo qui a prendere le vostre pietre, i vostri attacchi, i vostri rimproveri, eccetera, eccetera. Partiamo subito col dire una cosa, caro Gottardo. Purtroppo credo da quello che immagino che possiamo addirittura trovarci d'accordo su un principio fondamentale. Allora te la racconto così, molto semplice. Tu hai ammazzato, hai combattuto lo Stato in nome di una ideologia totalitaria e fascistoide, estremista. Sto parlando ovviamente di chi? Dei brigatisti, ex terroristi, che siano di destra o di sinistra, non mi interessa, non è questo il punto. Volevi far fuori il capitalismo, la borghesia, col sangue, coi fucili, con i mitra, e adesso cosa fai? Cosa fai dopo avere passato alla fine pochi anni in galera, perché in Italia liberi tutti, dopo pochi anni, i permessi, il perdonismo e il recupero in carcere, non ne parliamo. Prendi il reddito di cittadinanza, prendi il reddito di cittadinanza, ex brigatisti che hanno partecipato all'assassino, che ne so, di D'Antona, adesso molti non lo ricorderanno nemmeno questo nome, all'assassino di Aldo Moro, all'assassino di altri personaggi del mondo politico, sindacale, economico italiano, persone che prendono 780 euro al mese, più di un pensionato, amico mio, amici miei, e dicono, beh no, che male c'è, in fondo ne abbiamo diritto. Ma vaffanculo, ne avete diritto cosa? Purtroppo la colpa non è nemmeno loro. Il punto è questo, è il sistema che hanno escogitato questi signori del reddito di cittadinanza, che io cancellerei domani mattina, il reddito di cittadinanza. No, quali vabbè, signori? Insomma, per alcuni può essere utile, dai. Di cittadinanza, perché va, i brigatisti adesso lo togliamo. No, non è per questo, io proprio il sistema e l'idea, il reddito di cittadinanza non mi piace, non mi è mai piaciuto, lo vorrei cancellare. Ma la perversione qual è? È che va a personaggi che hanno combattuto lo Stato. Uno dice ne hai diritto, ma che cazzo vuol dire? Ho pagato, purtroppo. Ma cosa vuol dire? Tu hai combattuto lo Stato col mitra e adesso percepisci i redditi di cittadinanza. Vabbè, fate voi ragazzi, che schifo. Io mi incazzo per queste cose qua. Poi naturalmente il giorno dopo penso ad altro. Non è che la notte non ci dormo, sia chiaro, non è che voglio fare l'ipocrita. Allora ragazzi, abbiamo parlato prima della questione del reddito di cittadinanza ai terroristi. Mamma mia, ex terroristi, io li chiamo sempre terroristi. È una roba che mi fa impazzire questa. Uno di questi si chiama Etro. Ha partecipato all'organizzazione del delitto Moro, ha partecipato all'uccisione di un magistrato, se non sbaglio, ha preso svariati anni, ora ovviamente è fuori, prende 780, è uno che smanetta molto sull'internet, va là su Facebook, commenta, fa, se la piglia con la Meloni dicendo no, chissà che bile la Meloni adesso che abbiamo preso il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Chiamiamolo, ti prego, chiamiamolo. Pronto? Etro? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24. Ti disturbo? No. Volevo capire una cosa, c'è tutta questa polemica in queste ore sui soldi che prendete voi per il reddito di cittadinanza, no? Quindi? No, voglio capire come l'hai prese queste critiche, cioè questa campagna che c'è per il fatto che voi prendete il reddito di cittadinanza, ex terroristi o terroristi, insomma, non è quello il punto. Ma non capisco, l'ho già detto a suo tempo, non capisco quale sia il problema. In che senso non capisci? Beh, uno che magari ha fatto la lotta contro lo Stato e adesso prende dei soldi dallo Stato, qualcuno si può incazzare, no? Cioè vittime del terrorismo, parenti, eccetera, eccetera. Quindi? Cioè, non è legittimata a incazzarsi, secondo te? Ma per me possono incazzarsi quanto vogliono, ma devo dire, se uno ha diritto, ha diritto. No, ma il diritto non è messo in discussione. Cioè, non è in discussione il fatto che uno prenda legittimamente il reddito di cittadinanza, no? Tu immagino che sei in una condizione tale per cui hai fatto richiesta e prendi il reddito. Certo. Quanto prendi, scusami, se posso? 780 euro. E tu dici, senza questi soldi non riesco a vivere.
evidentemente non l'avrei chiesto altrimenti. No. E voglio capire una cosa, non ti senti un po' a disagio di prendere dei soldi dallo Stato che hai combattuto per un certo periodo di tempo? Ma anche se sembra una domanda retorica del cazzo. Perché? Spiegami. E che differenza c'è tra l'assegno sociale e il reddito di cittadinanza? Allora io ti faccio una domanda. Sì. Dovevo fare andare a fare le rapine? No, no, cioè si può anche lavorare. Che io andassi... No, io questa è una domanda che voglio fare. Si può anche lavorare nel privato, che... Si può anche lavorare nel privato. Ah, nel privato? Sì, e chi te lo dà un lavoro? Amico mio, uno paga un prezzo, no? Hai fatto la guerra contro lo Stato, paghi un prezzo per il fatto che non tocchi un euro dallo Stato. Io capisco, per esempio, la vedova d'Antona e altre persone che dicono che questa roba qui è una vergogna. Tu dici di no? Sì, è una vergogna. A me questo è un problema loro. Io, sinceramente, non ho mai avuto rapporti con i familiari delle vittime. Secondo me è uno scandalo il fatto che delle persone che hanno combattuto lo Stato prendano oggi il reddito di cittadinanza dallo stesso Stato. Allora scandalizzati. No, ma mi scandalizzo, chiedo a te se invece per te è tutto normale. Evidentemente sì, perché l'hai preso senza batter ciglio, è nel tuo diritto, però se non ti senti, evidentemente non ti senti nemmeno a disagio. Ma io non capisco qual è il problema. E poi, per carità, uno può dire è normale perché non ho altri soldi, da dove li devo prendere gli altri soldi se non dallo Stato, da un'opportunità che mi dà lo Stato. Ma puoi dire questa cosa: rinuncio al reddito di cittadinanza e mi metto a fare le rapine, va bene? Così siete più contenti. Ma perché le rapine? L'alternativa non è le rapine, l'alternativa è un lavoro. Allora, tu forse non hai presente cosa voglia dire essere un ex carcerato. Sì. Che no. Ha chiuso i rapporti con i suoi ex compagni, quindi sì. Io non ho potuto avere nessun beneficio da parte dei miei ex compagni perché con loro ho chiuso. Cioè, cosa significa? Allora, che nessuno ti dà un lavoro, dici? Chi mi dà lavoro? Ci sono tanti ex carcerati che hanno continuato a lavorare, che lavorano tranquillamente. Comunque, nessun tipo, mi stai rompendo il cazzo? No, non ti sto rompendo il cazzo, ti sto facendo delle domande. Perché ti sto rompendo il cazzo? Per una cosa, per avere un pochino di visibilità. Ma non ne ho bisogno di visibilità. Fammi, non hai bisogno. Sono allora, le idee che contano, Non so neanche chi cazzo sei. Io mi chiamo Cruciani, lavoro a Radio 24, faccio una trasmissione. Non me ne frega un cazzo, Mi hai cercato tu. Io ti ho cercato perché qua leggo l'attualità, ex brigatisti prendono reddito di cittadinanza. Bravo. Mi incazzo, e basta. Allora scrivi quello che cazzo ti pare, ma perché cazzo mi chiami? Io ti chiamo cazzo per... Ma come che voglio? Voglio capire come ti senti di fronte a queste polemiche, se ti senti a posto. Senti, come cazzo ti senti tu a rompere i coglioni alla gente? Io faccio il mio mestiere. Appunto. Ti posso Vendi il culo. Almeno non ho contribuito all'omicidio delle persone, amico mio. Capito? Almeno non ho contribuito ad ammazzare delle persone. Culo, stronzo. Ricordati che mi hai cercato tu. E allora, ma che vuol dire? Tu mi dici che vendo il culo? Io non ti posso rimproverare quello che hai fatto tu. Tu mi dici che vendo il culo. Ma che cazzo vuoi? Allora, guarda calma. Cazzo ti si incula? Guarda che mi hai cercato tu. Ti ho fatto una domanda. Ti senti a disagio per il reddito di cittadinanza che prendi? No. No, non mi frega un cazzo, non mi sento a disagio. Le vittime. Mi sento più a disagio a parlare con te. I parenti delle vittime che sono incazzati, li capisci? Sì o no? Ma che cosa, che rapporto c'è con questo? Che rapporto come c'è? C'è un rapporto? Sono quelli che le danno i soldi etro. Lei è fondamentalmente una zecca perché prende i soldi delle tasse senza aver mai contribuito. Lei non ha mai contribuito alla crescita di questo paese, ha seminato solo odio e lo Stato la stipendia. Uno si potrà sentire incazzato con lei oppure no? Che c'è tra le zecche? Certo, perché uno che non produce un cazzo se non odio e lutti è una zecca. Riprende lo stipendio. No, ma lei si rende conto che prende uno stipendio come un operaio quasi? Pezzo di merda. Lei prende uno stipendio quasi come un operaio e non prova vergogna. Ma fatti, ma che cazzo vuoi, eh? Allora, Etro, siamo calmi, calmiamoci. Sì. Allora, io dico una cosa. Io sono semplicemente incazzato per questa cosa qua. Tu mi dici, vaffanculo. Ma allora che cazzo vuoi? Io ti ho chiamato. Ma no, mi sono incazzato e ti ho chiamato perché per capire se... E invece a te non te ne frega un cazzo di queste polemiche, evidentemente. Non te ne frega nulla delle persone che sono indignate per il fatto che un ex terrorista prendi il reddito di cittadinanza. Questo è il punto. È uno scandalo. Senti, se per te non è uno scandalo, che te devo fare? Lasciamo perdere. Ciao, che faccio? Il giornalaio, che faccio? Il venduto, che faccio? Vendi il culo. Vendo il culo. Auguri. Detto da te, vendo il culo. Capito? Vendo il culo. Sì, auguri. Ma non si può, parlare di idee, non si può parlare di opinioni diverse, no? Io vendo il culo, invece tu sei tutto a posto. Tu invece non vendi il culo. Guarda che
Allora, senti. Parliamo di idee. A me mi fa schifo questa cosa qua, che un ex brigatista prende il reddito di cittadinanza. Non è che mi fa schifo. Non mi fai schifo tu. Personalmente. Protesta. Non mi fai schifo allora, tu. Faccio una protesta con i miei mezzi e tu invece mi rispondi vai a fare in culo, sono cazzi ma miei. Ma chi ti si incula? Che ti devo dire? D'altra parte. Cioè, rispondi... Ma chi ti si incula? Nel senso, se tu mi chiedi delle cose, io ti rispondo. Ma se tu mi chiami per rompermi il cazzo. No, non ti chiamo per romperti il cazzo. Hai già tutte le risposte, hai ragione, sei contento. Comunque non rinunci, non rinunci a questa cosa qua. Va bene, basta, cioè pubblica quello che ti pare. Sì, ho capito, mi rispondi al fatto, rinuncio o non rinuncio? Perché dovrei rinunciare? Mi hai dato già la risposta, ti abbraccio, ciao. Ciao. Sì, ciao. Sto cazzo. Ciao. My message is that we'll be watching you. Allora ragazzi, ma il paradosso incredibile della storia del terrorista che avete ascoltato prima è un tizio che ha più di 60 anni e che è stato condannato per vari reati, per aver partecipato all'assassinio, alla cattura di Moro, eccetera, eccetera. E la questione fondamentale è molto... cioè non è che ci sono molte discussioni da fare. E quando uno ti dà del servo, una persona che ha contribuito all'assassinio, ha organizzato l'assassinio di delle persone, sostanzialmente non dico che è un assassino materiale, ma è come se lo fosse, perché uno che organizza un omicidio è come se l'avesse peggio, compiuto. È peggio. Esatto. È peggio, l'ha organizzato. Ma io sono orgoglioso. Deciso chi. Sono orgoglioso delle cose che mi ha detto, cioè sono orgoglioso di passare nella sua testa come un servo semplicemente perché esprimo liberamente le mie idee e mi sta sui coglioni il fatto che una persona così prenda 780 euro, perché un po' mi sta sui coglioni. Amico giustamente mi scrive, questo stronzo di ex terrorista prende di più di mia mamma di pensione che ha pagato per una vita i contributi. Come si fa a credere ancora a questo Stato? Io do ragione a questo qua, a questo mio amico, gli do perfettamente ragione. Una persona che ha pagato i contributi e prende meno soldi di uno che attraverso... Ma non è colpa di quello là, cioè il signor Etro o chi per lui, non è colpa loro, è colpa di questo assurdo sistema. Cioè quella che ha partecipato all'omicidio di D'Antona, che ancora subisce delle restrizioni, cioè ancora sta scontando la condanna e piglia i soldi. Ma ragazzi, ma di che parliamo? E la Lega protesta, ma l'hanno approvato pure loro il reddito di cittadinanza, protesta la Lega. Ma come cazzo si permettono di protestare? L'hanno approvato pure loro il reddito di cittadinanza. Non è che possono fare i pivellini adesso, quelli che cascano dalle nuvole. L'avete approvato anche voi. Voi leghisti in Parlamento avete approvato questo scempio con gente che sta scontando ancora la galera e che prende i soldi. Cristian d'Alessandria, vai Cristian. Ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Volevo semplicemente spiegarti un po' la situazione in Italia com'è. Io ho 25 anni e vengo da Roma. Come? La condizione, la situazione di chi? Di cosa? La situazione che ci troviamo ad affrontare noi giovani che abbiamo voglia di lavorare, di far qualcosa in Italia. Che dovete fare voi giovani? Che dovete fare? No, io ho 25 anni, ho studiato, vengo da Roma, lavoro a Torino, ho studiato, mi sono formato, realizzo gioielli, lavoro 9 ore al giorno al microscopio. Sì, e poi ci sono questi tizi delinquenti che non fanno un cazzo, per passami il termine, nella loro vita, si svegliano a 50 anni, prendono 800 euro al mese, quando io sono lontano dai miei cari, ho studiato, mi sono impegnato e ne prendo 1.300. Sì. No, allora, io ti do ragione, Cristian, anche di fronte a questi che prendono il reddito di cittadinanza, che siano ex terroristi, che non siano terroristi, eccetera. Hai perfettamente ragione, tu ti fai un culo così, arriva la gente e piglia un assegno così a cazzo di cane. Dai, esatto. Ci sono i miei ma non ho capito, tu sei incazzato soprattutto con quello che ha lasciato i messaggi, quello che ruba nei supermercati, magari quello ha avuto dei problemi. Allora, quello che ruba nei supermercati guadagna più di me. Prendiamoci conto. Ma lei sa perché guadagna così poco lei? Per quello che elogia l'evasione fiscale. Lei deve prendersela con gli evasori fiscali, non con il disperato che ruba nei supermercati. Guarda che ti richiamo. Io me la sto prendendo con il disperato e me la prendo anche con il delinquente e me la prendo anche con il vero delinquente è quello che evade, perché ruba il suo futuro. Guarda che ti richiamo Masocco. Guarda che ti richiamo Masocco. Ma me lo richiami Masocco? Me lo richiami Masocco? Guarda, io continuerò a dirlo 1.000 volte sta cosa. Dario da Roma, ciao Cristian, ti abbraccio. Dario da Roma, vai Dario, dimmi. Dario, Richard Benson pare sia tornato. Un artista ritrovato. Mauro d'Alessandria, vai. Mauro. Ciao Giuseppe, dimmi, ciao a tutti. Dimmi. Volevo parlare del merdoso
terrorista, non lo chiamo nemmeno per nome, perché quello non dovrebbe più avere un nome, dovrebbe avere un numero, no? E la cosa è scandalosa, appunto, perché io non pensavo che ci fosse una cosa del genere, cioè è ridicolo ed è scandaloso anche come ti ha risposto. Vabbè, e ma qui, quello ci sta, la battaglia ci sta tutto, per carità, cioè, allora, ci sta l'incazzatura, dimostra... ci sta l'insulto, ci sta tutto, per carità, uno gli rompi i coglioni, lo chiami e quello ti manda a fare in culo. No, ma quello sì, ci sta, eccetera, ma io rispondo. Ma io che lui non gliene frega niente del fatto che, cioè, non, per lui non è un problema questo, no? Vabbè, dimostra... ma anche questo, ripeto, il problema non è suo, cioè alla fine il problema non è suo, cioè noi dovremmo, ma no, capisci? Ma lascia perdere questo, ognuno la pensa come vuole, quello ha pagato, ha fatto degli errori, troppo poco secondo me rispetto a quello che ha fatto, poco, esatto. Però al di là di questo, che è un altro discorso, il problema è chi ha consentito tutto questo. Bisognava mettere dei paletti precisi. Il problema non è di chi approfitta di un sistema sbagliato, ma sono di quelli che l'hanno creato questo sistema, bravo, no? Esatto. Dai, Walter da Teramo, ciao Mauro, va, Walter Teramo, vai Walter. Ciao Giulianova. Giulianova, vabbè, dai. Allora, ragazzi, innanzitutto... Vai veloce. Il brigatista che approfitta di una legge fatta dai nostri politici, quali oggi sul web, sulle TV, si stanno indignando. L'hanno fatta loro, quindi allora noi dobbiamo... No, l'hanno fatta i 5 Stelle e la Lega, attenzione, l'hanno fatta i 5 Stelle e la Lega. Sì, ma adesso il PD è alleato con loro, e vabbè, quindi il PD adesso, oggettivamente, in questi casi non c'entra un cazzo, perché la legge l'hanno fatta gli altri. Fatta, Il reddito di cittadinanza l'hanno fatto la Lega, che poi l'ha un po' disconosciuto, diciamo, e i 5 Stelle, ragazzi, c'è poco da fare, il PD non c'entra una sega. Però rimane il fatto che chiunque può accedere, e nello specifico negli ultimi 10 anni. Sì, no, ma questo qua c'è gente che negli ultimi 10 anni, stavi dicendo? No, dico negli ultimi siccome ogni tanto collaboro con mia moglie che si occupa di queste pratiche, negli ultimi 10 anni se non ha riportato pendenze penali, praticamente chiunque può accedere. Walter, ma nessuno dice che è una cosa irregolare, eccetera. È una cosa perfettamente legale. La cosa spaventosa che è questa, è che uno che ha sul groppone quello che ha, prenda soldi dallo Stato. Poi lui diceva la pensione, ma la pensione è un'altra cosa, la pensione minima si dà a tutti. Sì, ma quella è una morale. Cioè, io l'ho combattuto lo Stato, però giustamente esco dal carcere. Dove cacchio vado? Ma si trovasse un lavoro nel privato, ma non è che lo Stato deve mantenere per forza le persone dopo, dai. Ciao, sì, ciao. Ma lì a monte c'è un problema della legge. A monte.